Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Conte. Vi andiamo a spiegare oggi su queste diapositive che cos'è l'IC. Diciamo che l'IC si basa tutto su una libreria molto importante che è l'APEC, che è una libreria sviluppata anni fa a livello scientifico. Cosa serviva? Anni fa c'erano problemi di sviluppo di documenti in modo professionale che fossero fatti in un certo modo. In certo modo vuol dire sviluppare delle tecniche che quando presento un documento sia piacevole da leggere, con gli stili anche tipografici fatti bene, giusti, perché naturalmente poi possono diventare piccoli manuali da mettere in biblioteca e quindi di conseguenza la comunità scientifica comincia a usare un linguaggio che si chiama LaTeX è un linguaggio totalmente matematico, perché se qualcuno di voi conosce l'HTML più o meno funziona come quel sistema. Cioè, però prevede dei preamboli, delle piccole regolazioni che devi fare proprio a livello editor testo di base, devi mettere lì e da lì poi comincia a farti tutto il tuo lavorone di messa a punto, di fare, non fare, ci sono tante cose da mettere a punto. E a volte magari può essere anche lavoroso, perché dico, io che l'ho usato altre volte, è anche antipatico, perché a un certo punto vedi pochi risultati, magari perché manca un'implementazione di qualcosa, hai implementato ma hai messo l'inclusione sbagliata. Cioè, questi controlli a volte ti fanno perdere molto tempo e magari non c'è il tempo tecnico. A volte solo a pensare che domani devo presentare la mia tesi. E purtroppo mi succede così, purtroppo stranamente quella foto non riesce più a entrare nella testa. Ecco lì che allora su queste cose diciamo diventava abbastanza una tecnica che se all'inizio è frustrante, poi però usando il tempo comincia a capire che invece è molto potente. Io voglio usare a spiegare oggi come si usa l'IC, perché è un'interfaccia molto comoda, come farò degli esempi, un'interfaccia molto comoda per ottenere lo stesso risultato che si usa in un'immagine di documento. La differenza è che quello che sto facendo lo vedo in qualsiasi momento, cioè sto leggendo e mi concentrerò su questo, perché è quello importante. Vedere praticamente usare un editor testo. Sono anche Word, LibreOffice, Writer, altri, ce ne sono di più, diciamo, di editor testi, ma tante volte questi editor testi ci scappano dal controllo. A me non so se vi è mai capitato, vi farò vedere una foto, vi è mai capitato di fare delle cose tipo mettere un indice e ti capita che ti mette nella voce del capitolo per giorno, ti mette per segnare il di tipo più capitolo. E lì, molto brutto, perché dici dove ho sbagliato, togli, comincia a cancellare, no, comincia a fare, ti togli il capitolo intero o qualcosa. Ecco, allora andiamo un po' anche a vedere che diciamo noi dobbiamo permetterci di concentrarci sul testo, non di come deve essere fatto, perché gli stili tipografici sì, sono simpatici, sono belli, però è bene che ci concentriamo sul testo, a scrivere bene, magari semanticamente, sintaticamente, più corretto, e quello dobbiamo concentrarci. Non fare, sentire fare delle cose che dobbiamo diventare pazzi a scrivere, come capire come funziona il programma, pazzi come dover inserire un'immagine, ma in realtà la cosa deve essere molto, molto, molto semplice. Allora, quindi, non trovarsi sorprese, non avere sorprese, e in qualsiasi momento controllare cosa sto facendo. Prendo un tasto, io posso avere praticamente la mia comunità di vedere il mio documento molto comodo. Adesso vedete, potete contare, diciamo, veramente dei risultati interessanti. A sinistra vedete un PDF prodotto con l'IC e a destra invece vedete un PDF prodotto con Word. Ci sono delle grosse differenze, se notate bene. Adesso, vabbè, non è tanto ignorante come cosa, però si vede veramente un livello vagamente più professionale, però anche come sono fatti a livello titoli. Uno sborda sopra, l'altro invece sopra l'epigrafe, l'altro invece l'epigrafe che sta qui laterale. Quindi qui sborda sopra,
c'era sopra, lì invece sta attento all'epigrafe, a lasciarla andare. Sono piccole cose, vedete, il testo è fatto in un certo modo, lì è già più bilanciato. E lavora sempre praticamente come in quel sistema giustificato, va a capo da solo, deve fare che fanno anche gli altri, però questo automaticamente va a capo da solo, quindi fa a capo automatici, il famoso name a capo, in modo corretto, ha il correttore di lettura, tutto quanto, quindi non è che ha tante sorprese, diciamo. Ma quello ecco, che volevo farvi vedere è cosa fa, perché non mi è capitato, questo mi è successo veramente, una foto, un'immagine di sovrapposizione, solo perché mi sono permesso di spostare questa foto qui, da qui, da sinistra, un po' più in là, guarda che lavoro che è successo un'altra foto, una sovrapposta all'altra, un massacro. E questo è un classico, non so se vi è capitato con tanti editor che rifanno questo gioco, però dovete cominciare ad ancorarle, cioè mettere l'ancora, eccola qua, mettere l'ancora, dover mettersi a ricorreggere tutto. E poi ti capita che quando hai iniziato, o peggio ancora se usate le tabulazioni, le tabelle, allora fate delle tabelle, mettete le tabelle, mettete le foto dentro le tabelle o le immagini dentro le tabelle, vedete così nelle tabelle non scappano, peccato che le tabelle ne scappano loro. A me è capitato l'altra volta, la scorsa volta, di dover mettere proprio queste immagini e vedermi come di incanto sparire, le foto si spostano per, come fossero, come ci fossero dei topolini dentro il tuo computer che alla sera si mettono a fare gli scherzi. Molto antipatico questo, perché per esempio con Link questo non è mai cambiato, poi vi faccio vedere alcuni testi di esempio. È molto comodo perché è multipiattaforma, puoi usare praticamente, lo puoi usare sotto Linux, sotto Mac, sotto Windows, sotto quello che vuoi, quindi non è che devi arare il tuo computer un'altra volta metterci su Linux eccetera, per forza se usi Link puoi usare tranquillamente sotto Windows e te lo usi in proprio comodo, non è di dimensioni neanche molto snello anche perché fondamentalmente anche quando produci un testo funziona, ripeto, per chi ha concetti di HTML, sto parlando, ci avviciniamo molto a questi concetti, ha il concetto che non ingloba le immagini. Word, sappiamo benissimo, ingloba le immagini nel testo, che fa diventare le dimensioni stratosferiche. L'ultimo testo che mi ricordo che ho avuto di una mia guerra si era presentata con un documento, vabbè, questo aveva tante foto, tante, aveva dato definizione, ma circa erano 120 metri di documento PDF. Se hai una macchina che ha 512 MB di RAM, ti sei avuto una carta, anche se sei morto. Qui invece le foto non vengono caricate, inglobate nel documento, ma vengono tenute su una parte nella tua cartella. Quindi quando lavorate con Link, fate una cartella, questa non è per me. Si fa una cartella dove metto tutte le mie foto, tutti i miei testi, tutti i miei documenti, e dopo Windows crea i collegamenti man mano che stai costruendo il progetto, e alla fine ottieni il tuo documento tranquillo, il tuo PDF, dentro quella cartella. Quindi ogni progetto ha una sua cartella, anche in questo modo è molto più ordinato. Produce degli ottimi PDF, dopo ripeto, dopo vi farò vedere gli esempi, eccetera, perché veramente mi fa degli ottimi PDF, il convertitore è dentro di sé, quindi dentro il programma c'è anche il convertitore PDF. Non ha bisogno di moduli aggiuntivi, non devi configurare stampanti virtuali, non devi il PDF, cosa che sia, ma è molto molto comodo proprio perché ha il suo convertitore intrinseco dentro di sé, quindi non fa stupidaggini, sa cosa fare e fa parte del programma. E naturalmente, come continuiamo sempre, hai la possibilità di scaricartelo, installartelo e usarlo alla strada. Dico, A volte tanti dicono, ma io sento dire le critiche che dicono, ma tanto è gratuito, non vale niente, perché purtroppo noi siamo abituati a dare valore a tutte le cose che compriamo. Questo computer ha costato 1000 euro, se non mi fai caffè non è perché sono io che non so usare. Questo computer ha costato 200 euro e ti domando, ma scrive? No,
non scrive, non è un computer, questo è solo un Tamagotchi mascherato. Partiamo dal principio che non è perché costa, in realtà la cosa si dovrebbe ribaltare a comprare, non è perché è gratis, allora non fa le cose bene, è che tanta gente è convinta che pagando si ha, che tante volte invece si raggiungono solo grandi fregature, pagando. E invece se è gratis sicuramente non sarà di qualità. Invece io vi posso assicurare, e questo comunque lo dico anche a voi, tutti quanti diciamo sempre una cosa, che realmente questi software gratuiti, diciamo gratuiti, complicato perché sono rilasciati in licenza a un credito, o licenza GPL 3, GPL 2, eccetera, sono software che invece in realtà vengono molto 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 revisionati, controllati, aggiornati, e sicuramente è una cosa di bello, che il software che usavi 10 anni fa continua a funzionare adesso, è la versione nuova, però continua ancora a funzionare sul tuo computer, questo che è interessante. E per me, se un formato leak lo userò, io prendo un documento che lo produco adesso con leak e fra 20 anni qualcuno prende il mio documento e lo vuole revisionare per metterlo a posto, potrà farlo perché nessuno si sarà pensato mai di mettere un altro X in fondo per aggiungere i casini e non farti più leggere. Abbiamo fatto una volta di gratis, qual è il browser che si pare adesso? Qui siamo sicuri che se qualcuno ci mette dentro un toglierosso, un mago o qualcosa, qualcuno immediatamente se ne accorge. Mi viene in mente la famosa quella volta su OpenSSH, che era stato, dopo 3 giorni che era stato buttato in alcuni repository, un gruppo di pirati informatici avevano preso una sorgente di OpenSSH modificata, per andare a fare in modo che un certo indirizzo IP in Australia potesse collegarsi bypassando i login. Allora, cosa è successo? È stato buttato dentro alcuni repository, non tutti, alcuni repository sono stati probabilmente erano già riusciti a entrare dentro, e sono riusciti a fare una prova del OpenSSH. Bene, pensate che in 3 giorni hanno scoperto la falla, l'hanno e hanno detto: se tu hai questa versione vai a prendere la sorgente, leggi se questa riga c'è questo pezzo qua, tu la devi prendere, togliere e cancellare e tornerà a copiare e ricompilare e dopo il 60 tornerà nuovo come prima senza problemi, se no scaricati la versione corretta se non sei in tempo. Vorrei vedere se in alcune aziende dove si paga il software ti fanno la correzione del bug in 3 giorni o del problema anche in 3 giorni. Questo è. A volte la gente mi dice che paga o chiede, ma non è vero, perché queste aziende sono operate in lavoro, lo sappiamo malissimo, e loro non sanno di più, e hanno sempre meno tempo per dedicare proprio le correzioni, che sono queste. Ma andiamo avanti, scusate la divagazione, ma era anche per puntualizzare la cosa. Ora, non è che possiamo andare subito diretti, ma prima di iniziare noi dobbiamo dare una classe al nostro documento. La classe è praticamente l'abito che resta il nostro documento, l'abito che noi rifacciamo vestire, cioè diciamo la classe è tipo il libro è un libro, quindi la classe book, la classe articolo, la classe non so, quindi devo definire dall'inizio cosa voglio fare sulle impostazioni del documento, quindi la classe lo organizziamo, che è come lo vestiamo il nostro documento, poi i caratteri. Sul quale carattere io uso e voglio che sia sviluppato il mio testo. Pensate che c'è tutta, non solo, adesso io vi ho fatto la via alla lavagna, vedete dei modelli, dei tipi di carattere personalizzato, tra New Roman, Elvetica, eccetera, 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 ma in realtà ci sono tantissimi casi in cui per esempio usi un testo, per esempio anche persino per chi ha problemi di dislessia. Quindi se uno deve leggere qualcosa per uno che ha problemi di dislessia, nessun problema. Gli dice, guarda,
a me è capitato, gli alunni di lui fa, prof, io ho problemi di dislessia, sapete che chi è dislessico ha problemi con i carattere, con le grazie, perché gli danno fastidio. E come ti piace andare, se loro dicono l'esempio molto esagerato, però è come dirti che il pianto degli angeli negli occhi ci dà fastidio, chi è dislessico dà molto fastidio al carattere, con le grazie. Il suo problema si cambia carattere e se lo fate con certi software, ti cambiano tutta la formulazione, qui non cambia niente. Cioè cambia il testo, cambia testo, applica e naturalmente in automatico lui ti fa tutti i copi PDF stampati con testo nuovo. 2 secondi, roba velocissima. Fatto il testo, passiamo alla struttura del testo. Che io normalmente lascio quella di default, non mi vado tanto a preoccupare sulla struttura del testo perché va benissimo quella che danno su link. Io normalmente neanche mi preoccupo, la lascio così, va benissimo, è perfetta ed è affidabile. Avanti e poi naturalmente ecco qua la struttura della pagina. Il formato carta, A4, altro formato, sapete che ci sono vari formati, il book, il formato più piccolo, più grande, A5, eccetera. E lo stile pagina, che può essere dopo c'è l'illustrazione di pagina, quindi lo facciamo così, il semplice con solo il numero, c'è proprio l'elenco, il numero di pagina al centro, di pagina sotto, praticamente va messo, le intestazioni, naturalmente quello che riporta il titolo dell'articolo, del capitolo, delle pagine dispari e pari. E naturalmente poi il fantasioso che è come sopra, solo che però è un po', diciamo, più elaborato, più particolarità, eccetera, che uno può decidere di farsi. Quindi queste sono le operazioni da fare all'inizio. Guardate che uno non è che dopo fatto un documento dice ma adesso quando chiudo mi perdo le configurazioni. In realtà la comunità è quella, faccio un documento, lo sviluppo e poi la prossima volta prendo un documento. Tutto, e mi mettono tutte le configurazioni come erano nel vecchio documento che sono i miei stati. Se no, come si fa molto spesso, si salva, prima si salva sul default, si fa il default, la pagina è quella che voglio che poi vada a essere riutilizzata tutte le volte che voglio. E naturalmente il documento su due facce, perché il documento su due facce, se pensate a un documento, abbiamo al centro un bordo che deve essere più largo perché c'è la piegatura, diciamo, all'esterno più fine. Quindi vai a fare quindi questo tipo di rilegatura, capisci che anche, pensa che quando te lo stampa, anche il fronte retro ci pensa lui a mettere queste rilegature che altri, sì, è vero, gli altri lo fanno, bellissimo, però ti devi mettere lì, bordo, organizzare, eccetera. Qui c'è un click da fare, era già fatto. Il resto invece di tutte le altre configurazioni che vado a toccare, diciamo, restano tutte standard di controllo, tutte le altre piccole informazioni vanno già bene di default. Se avete visto, cioè in realtà ci sono 3 o 4 cose da vedere, da separare e dopo si comincia a viaggiare via veloci. E naturalmente, sì, ecco, le configurazioni generali, dove salvo i file, dove si trovano i miei file per capire almeno la prossima volta dove devo tirare sul mio documento. Se comunque io continuo a dire queste sono le configurazioni standard, però ripeto, è sempre bene organizzarsi a cartellina. Tutto lì metto dentro. La cartellina butto là dentro tutto, è anche più ordinato e più interessante. Su adesso ho fatto un esempio di come funziona, diciamo, scrivere come è stato scritto. Lì è un documento che ho dato ancora qualche anno fa, un corso che avevo preparato, e uso normalmente uso questo tipo di software perché si presenta bene. Vedete, questo è come vado a scrivere e questo è quello che ottengo. Il documento, ho fatto un pezzo di pagina sotto, un pezzo di pagina sotto, il titolo, come è scritto, come è fatto. Cioè, la differenza tra questo che era prima, cioè come funziona, come è scritto, cioè, io mi concentro solo in cosa devo scrivere, non mi concentro più sul risultato che devo ottenere, perché il risultato che devo ottenere è che lo fa lui automaticamente, dice lui, pa, eccolo qua, questo è il risultato. Cosa faccio?
premo sui doppi occhietti, diciamo per il click, mi appare il testo già messo in posto, funzionando. Cioè, scusate, continuo a tornare indietro, ma perché più che altro voglio che renda chiaro, in cima, in cima, lì, sull'algoritmo ci sono i due occhietti, vedete, è quello che ti crea il PDF, praticamente. Lui ti produce il PDF istantaneamente, clic, e quando sto scrivendo io con questo PDF noto in fondo i titoli, la data, la revisione, la prefazione, e vedete che è tutto un testo abbastanza bello, comodo, diciamo, e leggibile. Un altro testo, per esempio, che si presenta bene anche per chi fa, diciamo, lavora nel settore delle, diciamo, dell'elettrotecnica, delle cose, eccetera, anche della, vedete anche le formule matematiche, le presenta proprio in certi punti, le presenta proprio fatto in un certo modo, con una certa serietà. Vedi le immagini che non vanno a spasso, queste due immagini non sono andate a spasso, non sono leggermente ridimensionate, per farle anche per piacere. Ma queste due immagini sono due oggetti che io le metto lì e sono rimaste lì. Non è che ci ha pensato qualcuno a correggere tutto quanto. E quindi è anche molto, diciamo, potente, diciamo, su, questa, su questo tipo di utilizzo. Poi un altro, eccolo qua, sempre una dimostrazione, diciamo, matematica, diciamo, di come deve essere fatto, e vedi con tutte le sue note a fianco come vengono messe giù le formule. Questa è l'applicazione del legge di Ohm sulle resistenze in parallelo, e vedete proprio come vengono messe lì disposte e non sono andate a spasso, non mi sono andate a spasso, ho fatto robe strane. Quindi anche questo è una comunità unica, perché vedere cosa ti capita, guardate anche le tabelle, che come dicevo prima mi è capitato una volta, vedere tabelle che mi vengono messe, le metto lì. Il giorno dopo, quando abbiamo il documento che trovo da un'altra parte, cioè, se vivo in unità propria, pazienza, però sapere che non le ho messe. Vedete anche il capitolo che mi ha messo, il capitolo, la tabella delle vedete elettriche, le tabelle sotto, e con una certa anche eleganza nota lo spazio. E puoi metterti per esempio anche le epigrafe, che su ogni tanto è simpatica, le epigrafe io le ho sempre, perché aiuta, diciamo, dare anche, diciamo, quando stai leggendo, ti fa anche, perché sono barcati in battute di qualche noto, tipo questo di Enrico Fermi, però ti aiuta anche, diciamo, a prendere, a capire un attimo, anche a prendere una, perché, un approccio, che aiuta l'approccio, diciamo, anche piacevole, che diventa un po' più divertente e anche meno pesante. Se no, studiare, veramente, altri ragazzi dico sì, ovviamente, studiare è una rottura. Però almeno questo ti aiuta a fare, diciamo, ad avere, a lavorare anche bene. Io, per quanto riguarda, ho finito, sono disponibile adesso per farvi vedere anche degli esempi classici, questo è il mio indirizzo di posta, se volete scrivermi, chiedermi qualcosa, io molto volentieri ve lo do, non è un problema. Se vi servono documentazioni, cose del genere, mi venga, sono molto volentieri della... la posso passare, mi fa anche piacere, perché ripeto, quando c'è gente interessata a capire le cose è sempre piacevole anche condividere le cose. Non ho questi tipi di problemi, anzi, assolutamente. Anzi, volevo fare una cosa, scusate. Allora, un attimo, volevo farvi vedere un esempio tipico. Ecco, sparo di là così vedete meglio com'è fatta. Ecco qua, questa per esempio è la famosa dispensa che vi avevo fatto vedere, la dispensina che avevo prodotto con i miei allievi. Qui c'è il prodotto in PDF e qui ci sono tutte le immagini che ho adottato nella, vedete, il verso, i vasi, eccetera, tutto quanto quello che abbiamo usato è un unico contenitore, un'unica cartella. Come si lavorava? Si è sempre lavorato in un ambito informatico, si è sempre lavorato così. Io produco qualcosa e metto tutto là dentro. Chi produce un prodotto HTML produce tutto là dentro, chi produce, che ne so, anche che fa calcoli complessi, ha sempre la sua cartellina del progetto.
sempre pronta. Un altro, ti do una, apro un documento proprio fatto da me, vediamo se riesco un po' a rimpicciolirlo a seconda del documento. Ecco, vedete, io non vado, famosa, vedete questa epigrafe che io ho inserito qui, è semplicemente, l'ho inserita e che non voglio, ecco, perfetto. Ho delle preferenze, vado sulle preferenze della mia foto qua, insomma, devo darci tanto, no? Io ho le varie preferenze, vedete, e vado a vedere i miei caratteri. Ecco, in genere si usa anche a livello che ti presenta già il tipo di carattere, vedete? Quindi la mano, senza grazie, se vuoi usare quello senza grazie, monospazio, i colori, la visualizzazione, vedete? Tutte quelle scorciatoie, la gestione dei file, i formati dei file, come volete metterli, i convertitori, ci sono già. Naturalmente, potete mettere dopo qui le impostazioni, prendo di là, sotto monitor, lo spazio di qua, eccoli qua, il preambolo. Sono praticamente, vedete, io per produrre questa epigrafe qua devo mettere questa definizione sul preambolo latex, quello che faresti praticamente sul latex quando lo fai normalmente. Lui, ma adesso è un linguaggio? Sì, è un linguaggio, è un linguaggio, un modello, diciamo, sulla fascia di latex, non proprio un HTML, no, assolutamente, però latex è proprio un tipo di linguaggio. Questa è un'interfaccia migliorata in realtà, per rendere più facile la vita, perché puoi sempre, come dicevo prima, puoi sempre prenderti la strada di un normalissimo editor, testi, proprio di quelli da... proprio da quelli che ci sono, proprio anche linguali per dire, ecco, e poi metti la scheda, non è un problema, ti metti lì, ti metti tutte le tue preambole, ma se c'è già che l'ho fatto, sto sotto qua, lo faccio lui per tre quarti, cosa vado a disturbarmi, a ammazzarmi di roba, eccetera, prendi, lo fai, questo ovvero quando uso questo programma e poi ci lavoro. Io ho visto tantissime test di laurea dei ragazzi che sviluppano queste cose, eccetera, però mi dispiace dirlo, ma fatte in text, in latte o in link, sono molto più professionali, molto più leggibili. Tutti sanno, dicono una cosa, cioè è veramente ben leggibile. Quello che invece non dicono, per quanto se ne voglia, di write, di word, eccetera, presentano una... cioè, prendo un documento un po' e se devi raggiungere gli stessi livelli di questo o copiarli, hai visto, non è così facile perché ancora sta facendo le cose che vuole lui, perché questi editor sono fatti in questo modo. Anche tu questa è la sua autorità, la sua amministrazione predefinita, eccetera. Io non so se tu puoi impostare le tue cose, il tuo documento come senso di fare. Sembra la possibilità anche un altro documento di valere delle cose senza andare però a salvare. Come dicevo prima, che io cosa faccio? Io non vedo, io i documenti, a seconda del tipo che sto facendo, ho il modello. E io so che se devo fare un documento di testo di, non so, 80 pagine, soprattutto non so neanche, mi sembra che arrivavo 80 pagine per dire dov'è. E allora lo faccio, lo scrivo con tutte le mie configurazioni e quello ce l'ho pronto. Quello su Excel, per esempio, che non mi servono certe applicazioni, certe particolarità, lo uso in altro modo. Allora, io so che ho in mente 3-4 documenti standard che uso e quello prendo, seleziono tutto, cancello e riparto da nuovo. Quando ho cancellato, lui però in realtà ha preso le configurazioni del mio sistema. E così, sì, fa capire. Sì, ma perché so che lavoro con quel metodo, con quel sistema, non devo più riconfigurarmi i preamboli e tutte le cose, vedete? Vedete prima la classe del documento che vi parlavo? Vedete, il report, il curriculum, letter, tutti i vari modelli, l'articolo, c'è anche la presentazione, scusate che adesso ho fatto, vedete?
Sì, diciamo che non mancano, dai, dopo certi sono disponibili, certi no, a seconda del tipo, ma basta solo caricarli, non è una cosa che uno non può fare assolutamente. E i moduli, vedete, come dicevo prima, disponibili sono il drive, la palette, condensazione, correzione, eccetera, eccetera. Il layout locale, come dicevo prima, lascio stare. I caratteri, vedete, come posso scegliere i caratteri. Tutto quello che mi può servire, la struttura del testo, documento su due colonne, vedete? Se voglio un'interlinea singola oppure più arrangiata, più espansa, il layout della pagina verticale e orizzontale e naturalmente il formato testo, quale voglio, cioè tutto di più. I margini, se voglio configurarli, la lingua, se voglio il correttore, i colori. Un'azione dell'indice, vedete, quando io vado a vedere cose, l'indice eccetera, come devono essere generati e come devono essere fatti, la bibliografia, ancora gli indici, le proprietà del PDF, come voglio usare, se voglio usare in particolarità, io non lo uso mai, ma se voglio usare il supporto HRF eccetera, posso farlo, opzioni matematiche, opzioni di oggetti, gli stati, guardate. Elenchi, puntati, i rami, le uscite naturalmente, quale voglio, se voglio le date, le immagini, l'itinerario, il mappa HTML, naturalmente i rami. Una cosa che volevo farvi vedere, vedete, queste sono le immagini sono lì. In realtà lui non è che lì mi ha messo l'immagine stile uomo, in realtà le richiama dalla cartella, lui mi fa solo vedere, questa è solo una visione. In realtà questo, vedete, lui dice è qui, si trova in questa dentro, ma in realtà se io tolgo questa immagine, vedete dopo mette la X stile HTML, proprio vedete così. Poi tutte le immagini, vabbè, vedete come vado a scrivere le formule matematiche e mi appare automaticamente quello per le formule matematiche, oppure vado giù e sparisce. Non mi perdo, diciamo, in robe del tipo, ma dove è scritto il menu delle fare, cioè basta cliccarci sopra, quindi per questo è molto comodo, mi dai l'idea. Se hai già del testo faccio un board piuttosto che un office, lo prendi e lo copi. E va perfettamente. Copia e incolla, lui potenzia copia e incolla. Sì, copia e incolla, tipo in colla speciale, cioè incolla il testo, perché poi si tiene informato. Sì, sul testo. Non è che porta dentro come Word con 3000 righe, che poi ti sporca il documento. L'unico quello che ho detto. Che porta dentro il codice ASCII, quello che è, sì. Vedete qui i vari valori, le tabelle, vedete le formule, sono sempre. Posso dire di numerarne qui a fianco, studio libro di matematica, tipo Drinner era famoso per metterti tutti i numeretti a fianco delle cose, penso che sia ancora così. E, cioè, vedete, qua basta aggiungere qua come vai a mettere subito le tue formule, se le vuoi togliere sono qua, se la te le riprendi, qui in cima vedete. Hai tutta la possibilità che vuoi. E di tutto di più, naturalmente poi questo testo andrò a prendermi anche il testo in PDF, ecco qua. Allora qui, come potete notare, abbiamo i nostri schemi, ma in fondo io le ho fatto fare l'indice, vedete? Qui c'è l'indice, interessante, allora. Non ha fatto niente, cioè non si è inventato niente di nuovo. Ok? Andiamo a vedere qua dove è l'indice. Indice generale. Quindi non ha, cioè qui c'è l'indice. Ma qui c'è solo scritto indice generale. Non è che mi scrive anche qui l'indice. Me lo fa quando lo devo produce il PDF. Quindi per questo è più leggero, più veloce. Metterò di meno, perché tanto lui dice, ok, ho capito che qui vuoi mettere l'indice, mi arrangio io dopo tutti i miei capitoli 20 paragrafi per metterli dentro e gestirli. Per questo che, ripeto, fai una cosa, l'indice lo puoi mettere dove vuoi, se vuoi l'indice del testo o in fondo al testo. Ripeto, anche la biografia per i
Sì. Guarda, fare il video grafico. Sì, puoi fare tutto questo. Guarda, una guida di riferimento che vi consiglio veramente, ok, è questa, va bene. Perché è inutile andare a inventarsi la porta. È scaricabile se volete, se no se la vuoi stampabile, stampata te la manda anche a casa. C'è un certo Nicola Focci che ha fatto questo libretto qua di 77 pagine, è una roba scarica e scarica per gratis. Se vuoi prenderti invece il libro stampato su Naturpanello editore Lulu, che è un editore in internet che manda il tuo PDF e lo stampa il libretto. Se vuoi dargli scaricare, no. E lui ti spiega per bene, perché io l'ho usato molto questo. Quando l'ho visto, con la Focci ha fatto questo libro qua, il libretto, che è una guida semplice, molto facile, diciamo, per usare Link. Lui praticamente ha fatto le sue, diciamo, documenti, cose, ecco, per esempio lui usa l'indice fatto in questo modo, cliccabile, cioè tu ti manda direttamente alla pagina, così. E poi praticamente lui ti spiega dall'inizio perché questo libro eccetera, che anch'io ho tentato questo di mettere delle cose. Lui per esempio ha come questi testi così, che io però non è che le adoro tanto questa roba qua, perché mi sembra un po' un libretto da fare, e prima è tutto spiegato, vedete, bibliografia personalizzata, il numero della data, dove si va a mettere, vedete, il preambolo, sul preambolo l'arte dove devi mettere, cosa servono, diciamo, tutte queste numerazioni di capitoli e sottosezioni, lo spiega tutto, più o meno come ho fatto io oggi, solo che però lui ci ha fatto un libretto che magari è molto comodo, perché? Perché, cioè, quando stai scrivendo un manuale del genere, devi scriverlo in un certo modo, meglio avere una guida di riferimento. Dopo, ripeto, lo leggi una volta, non è che devi leggerlo sempre lì. Basta, dopo quando hai fatto il tuo modello vai avanti e vai per la tua strada, non c'è più bisogno di fare nulla. Ecco. E questi dopo tutte le cose che possono essere, un 77 pagine, molto comodo, si parte. Una questione, io con la leggenda prima di fare niente, farò dentro la leggenda, eccetera. Prima di essere uguale, vedi che sia su Windows che su Linux, non sono vaga, o strana, l'intenzione, non so quanto tempo. Ma è molto caldo. Quindi fa niente usare solo una piattaforma, una esatto, quello caldo. Perché se lo uso, io prendo il documento, faccio sotto Linux, clic, poi te lo passo a te, lo ti fare scritto. Ma nell'Office ultimo 2010, per eccezione di Chrome, il passaggio da Word a PDF è cambiato per cosa? Per la retrosapia o è sempre una selezione di casini con l'ordine di spostamento? Non è cattiveria, però ti dico, su Word so che c'era il modulo per salvare il PDF. Teoricamente dovrebbe lasciare il modulo com'è e il testo com'è. È sempre il problema della formattazione. Sai che quando avrai un testo formattato in un certo modo, poi ci aggiungi una stampante, cambia. Ricordiamoci che Word a volte ha dei settaggi suoi interni che cambiano da versione a versione e si sovrappongono a quello che era lo standard, cioè ti cambiano e tu devi stare lì a cercare, e oggi carichi i documenti nuovi e continuano a essere quelli che vuole lui, quindi tutte le volte perdi un sacco di tempo a riuscire a fare quello che c'è. Perché è fatto, perché vogliono conquistare sempre nuovi, ormai li hanno avuto a tutti, sì. Quindi devono arrivare ad acqua che la vecchia signora Maria che non ha mai giocato con lui, dobbiamo semplificare più così, ma facendo così ci mettono sopra più tante delle cose preimpostate, magari te che hai un altro utilizzo e ti serve un'altra cosa, io per esempio avevo il login, la carta intestata tutte le volte e mi sposavo, io avevo più ora il pagina speculare per il forza retro, chiaramente, no? Certo. Però tutte le volte da una versione all'altra ti spostavo i loghi, ti spostavo. Tutte le volte ti stai a litigare. Ogni volta. Questo non sta, ecco, vedi. Questa è proprio la testimonianza di dover lavorare con sistemi che cambiano di volta in volta. Quando fai cambiare di volta in volta diventa veramente antipatico, perché dici, ma perché no? Cioè, tante volte dici, io produco un documento che dall'altra parte dello stampa non sono più sicuro di andare in stampa.
con la sicurezza. Guarda che quello della Shell, quello che vi ho fatto vedere, un esempio che c'era quello sulla Shell, io sono andato in stampa, il PDF, chi stampa, mi fa la stampa, e ho detto 40 copie, grazie, mi fa, ma vuoi vedere un po'? No, sono sicuro di quello che produce. Non mi ha sbagliato una copia. Qui dobbiamo parlare un doccio, così, come chiedi questa cosa? Sì, vieni impazzito, mi chiedi. Sì, questo è convinto. Dopo quando ho visto perché, gli ho spiegato il perché, ho detto, è impossibile che faccia, cioè, se la stampata non si venda lei qualcosa, io ho dato il file, quello deve essere, quindi è forse. Io avrei terminato, signor Stato, che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto vedere, grazie.